Autobus nel caos, sale la tensione dopo il terzo giorno di sciopero. Il Vescovo di Chiavari lancia un appello alle parti. Non dimenticatevi delle fasce più deboli che usano il servizio. Cogorno sta preparando il nuovo piano urbanistico comunale, prevista la possibilità di una strada sulla sponda del Fiumentella che ha già suscitato preoccupazioni. Dottori commercialisti in piazza per chiedere al governo maggior rispetto nelle scadenze fiscali. L'ultimo decreto legge ha introdotto otto nuovi adempimenti per le imprese. Una vita spesa a servizio del Signore incontrato nei fratelli. Pierluigi Pezzi ha raccontato in un libro la storia di Don Marcello Botto per oltre 30 anni parroco a San Salvatore di Cogorno. Comprare un regalo su internet e recapitarlo ai bimbi delle zone terremotate spopola sul web l'iniziativa Babbo Natale non trema. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Avete ascoltato dai titoli ancora una giornata di caos sul fronte del trasporto in autobus. Infatti siamo giunti alla terza giornata di sciopero selvaggio da parte dei dipendenti di ATP. Eh, a Genova sono ore di tensione con i lavoratori che hanno sfilato in corteo sino a Palazzo Tursi per chiedere un incontro con il sindaco metropolitano Marco Doria. Disagi anche per gli utenti rimasti anche oggi a piedi, pur non entrando nel Merito della questione, dal punto di vista dei contenuti dell'avvertenza, c'è un appello che il nostro Vescovo rivolge alle parti a cui viene chiesto di ritornare al valore della mediazione tenendo in considerazione le fasce più penalizzate da queste giornate di sciopero, ovvero gli anziani, i bambini e gli studenti. Sentiamo. Non esprimo pareri, e tuttavia, debo, mi sento di fare un appello proprio perché sono a contatto con la gente e sento il disagio e alle parti in causa mi sento di dire non ci siete solo voi di mezzo, cioè non potete pensare di risolvere questi problemi seri, senz'altro seri, eh, con un confronto che non tenga conto che c'è una terza parte in causa che sono gli utenti. È un appello alle parti coinvolte nella vicenda ATP affinché arrivino ad una soluzione condivisa, quello del Vescovo di Chiavari. Non entrando nel merito delle questioni contrattuali, economiche e finanziarie, Monsignor Alberto Tanasini sottolinea però ancora una volta l'importanza della mediazione e lo fa guardando in particolare a coloro i quali sono stati penalizzati in questi giorni di blocco del trasporto pubblico. Tenendo conto che del trasporto pubblico si, eh, si servono le, le persone più deboli, più fragili, gli anziani, i bambini, chi lavora. Voi stessi, penso di, di poter dire alle parti, siete padri e madri di famiglia e conoscete questi disagi. Non mi sembra che non si, si possa disattendere questo aspetto. Tenerne conto, tenerne conto proprio per non... Esasperare il rapporto, il muro contro muro, perché poi temo che entrino anche ragioni che sono ulteriori rispetto, possono essere ulteriori rispetto a quelle che sono in causa dal punto di vista economico, dal punto di vista contrattuale. Cercare di purificare dunque le trattative da tutto quello che in qualche modo l'inquina la trattativa, se c'è. E ripeto, tenere conto di questi bambini che eh, devono andare a scuola, di questi anziani che rimangono bloccati in casa, soprattutto nell'entroterra. Ecco, pensateci, sono sicuro che non vogliate... Considerare tutte queste persone degli ostaggi, perché non è giusto, questo non sarebbe giusto. Ci sono varie prese di posizione, vediamo sul sito dell'ANS, intanto la giornata di grave tensione che si sta vivendo a Genova, la manifestazione si è spostata in queste ore in Via 20 settembre, il sindaco Doria ha dichiarato un fatto gravissimo, non accettabile, uno sciopero così. Abbiamo in collegamento telefonico Antonino Oliveira, assessore dei trasporti della Città Metropolitana. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo una giornata di grande tensione, i lavoratori sono venuti a Genova, chiedevano di essere ricevuti dal sindaco Doria, ma la città metropolitana su questa avvertenza che posizione ha? La città metropolitana ha chiarito in modo, credo incontrovertibile, la sua posizione. Noi, io in particolare la, la, scorsa, la scorsa giornata ero in prefettura e, e, e posso assicurare che da parte dell'ente c'è stata la massima disponibilità a trovare un accordo, tant'è vero che una, uno schema di, di accordo era stato anche raggiunto e riteniamo di aver fatto sforzi eh, assolutamente importanti nella direzione di salvaguardare l'azienda, i lavoratori e, ovviamente, in primis il servizio, perché non come, ha lo, non lo schema di accordo a cui faceva riferimento come mai non ha trovato il consenso da parte dei lavoratori? Loro chiedono garanzie e il rispetto, dicono i sindacati, anche di un documento che è già da alcuni anni che in qualche modo è sul tavolo delle istituzioni. Però il punto fondamentale è quello di garantire un futuro e una prospettiva vera all'azienda. Io credo che questo sia... La prima preoccupazione che dobbiamo avere tutti, gli azionisti, i sindacati, i lavoratori, la società, cioè questa è un'azienda che è uscita da un piano concordatario e con diciamo, una situazione di, di permanente fragilità eh, economica e finanziaria, quindi la necessità di una ricapitalizzazione è un fattore eh, assolutamente importante e indispensabile. Questo è il primo impegno che Città Metropolitana si è preso con questa cosa, una, una ricapitalizzazione senza modificare l'assetto societario, il che significa mantenendo una maggioranza pubblica, circa 3 milioni di euro, che sono risorse in parte di carattere pubblico e quella appunto messe, eh, che metterà la città metropolitana per dare un futuro all'azienda e consentirle di partecipare alla gara per il bacino eh, urbano e extraurbano che verrà unificato e, e che, di cui le procedure si stanno avviando proprio in, questi, in queste settimane, in questi mesi. Quindi questa ritengo che sia la prima preoccupazione di tutti, dopodiché eh, l'accordo prevedeva, ma ritengo e spero possa, possa, eh, possa prevedere, ecco, non, non parlo al passato, eh, anche dei riconoscimenti importanti di carattere economico ai lavoratori, in parte grazie a una disponibilità messa in campo dalla Regione, in parte per accordi sindacali pregressi, quindi si tratta di circa 430-20 mila euro eh, che andrebbero ai lavoratori, in più la disponibilità dell'azienda a eh, diciamo, aprire tavoli di confronto su tutti. I principali motivi di, di contrasto che si sono manifestati in questi ultimi mesi. In più l'azienda eh, si, si impegnava anche a non applicare le sanzioni. Voglio dire, mh, a me pare che uno, si, si tratti di uno sforzo considerevole, sia sul piano della prospettiva sia sul piano economico. Ecco, sta di fatto che i lavoratori che anche in un recente passato hanno anche compreso le ragioni di difficoltà dell'azienda facendosi carico a loro volta di quello che potevano, eh, di fatto in questa fase qua eh, siano scesi in piazza in maniera anche così veemente. Ora, secondo lei è possibile una mediazione, cercare di venire incontro, quantomeno per riaprire un dialogo su questa Ma avvertenza? Guardi, secondo me non è possibile, è necessario trovare però... Mi eh, lascia anche dire che queste modalità eh, di sciopero selvaggio che vanno oltre le regole, tant'è vero che il prefetto è dovuto ricorrere allo strumento della precettazione, uno strumento assolutamente straordinario, eh, cioè rendono complicato eh, rimettersi al tavolo. Quindi quello che noi eh, abbiamo chiesto, che il sindaco Doria ha richiesto anche nel corso della conferenza stampa di qualche ora fa. È quella di sospendere lo stato di agitazione, un minuto dopo noi ci sediamo al tavolo e, e vediamo di riprendere la trattativa, però mh, ecco, mh, questo, diciamo, queste forzature non, non aiutano il dialogo. Bisogna fare un primo passo. Qualcuno deve comunque cercare di fare un primo passo, se non i lavoratori, almeno le istituzioni, anche perché ci sono tanti utenti che in questo momento lo richiedono. Eh ma certo, io mi rendo conto delle sofferenze, però ripeto, queste sono modalità, a mio avviso, inaccettabili. Di, 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 lo sciopero è un diritto sacrosanto, però ci sono delle regole che vanno rispettate. E quindi forzare la situazione in questo modo non aiuta al dialogo, dopodiché io confermo la disponibilità dell'ente a sederci a un tavolo e, e a discutere, però non si può fare in, in una situazione di questo genere. La ringraziamo per questo intervento, ci auguriamo insomma, di poter dare notizie anche di una ripresa delle trattative e sicuramente di un servizio che torni ad essere funzionale. Quello, quello che è certo io sono pronta a discutere un, un minuto dopo la, la sospensione dello stato di agitazione. Grazie e buon lavoro. Altrettanto, buongiorno. E ora chiudiamo questa ampia parentesi dedicata al trasporto pubblico per concentrare l'attenzione invece sul piano urbanistico comunale, nuovo PUC, che in tempi brevi avrà anche il comune di Cogorno. I tecnici stanno approntando il documento che sarà poi oggetto dell'osservazione degli interessati, ma c'è un aspetto che sta già suscitando preoccupazione. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Cogorno sta tracciando il profilo del nuovo piano urbanistico che si pone in continuità con il vecchio piano regolatore e che sarà pronto nell'arco di un anno. Il territorio rimarrà suddiviso in tre aree, come spiega l'architetto Matteo Adreveno. Le aree principali saranno sicuramente quelle connotate per aspetti territoriali: una fascia di fondovalle prettamente pianeggiante, una fascia di media collina di ambito agricolo e una fascia alta di ambito boscato Il tema caldo riguarda il fondovalle, attualmente zona rossa. Attraverso il rafforzamento della sponda del Fiumentella si intende recuperare l'area per renderla più vivibile, dicono gli amministratori comunali. Il sospetto di molti è quello che si voglia introdurre un passepartout per nuove edificazioni. Sentiamo il consigliere delegato Gino Garibaldi. Noi vorremmo invece tentare di fare una viabilità o, o sponda destra o sponda sinistra che desse questa risposta alla necessità territoriale del collegamento costa-entroterra che ormai è invivibile per sia Caperana che Cogorno e la seconda aspetta è quella della messa in sicurezza dell'Entella dove ci sarà fatta un'arginatura che tolga il pericolo dell'inondazione, con tutte le problematiche legate, cioè vale a dire anche rivi secondari, messa in sicurezza dei rivi secondari, scolmatori e quant'altro. Il Comitato Giulemani dal Fiumentella si è già mobilitato e ha preparato una mozione per chiedere il vincolo paesaggistico su tutta la piana, raccogliendo 70 firme durante la prima uscita. Le rassicurazioni date dal Comune di Cogorno eh, vi hanno tranquillizzato? Eh, purtroppo no. I motivi sono evidenti, l'innalzamento in, di questi algini, quindi prefigurando maggiori portate, determina per il principio dei vasi comunicanti un innalzamento delle falde, dei rivi minori che non riescono più a scaricare e questo nel 2014 ha terminato i famosi allagamenti anche nella zona di San Salvatore, che non sono provenuti da lentella, ma proprio da questa rete idrica. Lo sportello economia di questa settimana si colloca a ridosso di una data storica per i dottori commercialisti. Per la prima volta infatti dalla nascita dell'ordine i professionisti di tutta Italia hanno manifestato ieri a Roma per chiedere maggiore rispetto delle scadenze fiscali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'ultimo decreto legge che introduce otto nuovi adempimenti a carico delle imprese con le relative sanzioni. Abbiamo raggiunto telefonicamente Elena Ravera coordinatrice regionale dell'Unione Giovani Commerciali. Liguri per farci spiegare le ragioni di questo sciopero. La necessità di manifestare questo disappunto nasce da ehm, una serie di eh, lavori e consultazioni che l'Unione Giovane, assieme ad altre sigle sindacali, eh, ha effettuato negli ultimi mesi presso le commissioni ministeriali. E al fine di eh, andare verso un accorpamento dalle scadenze e allo stesso tempo di cercare delle semplificazioni a favore delle imprese. Dopo queste consultazioni la risposta è stata un decreto ministeriale che ha introdotto otto nuove scadenze e allo stesso tempo le relative sanzioni. A questo punto le sigle sindacali, e dopo il lavoro effettuato, hanno deciso di dire «basta a questo comportamento». E ehm, assieme hanno indetto questa manifestazione. Come potrebbero essere riorganizzate le varie scadenze fiscali, a vostro avviso? La proposta era stata un piano di accorpamento delle scadenze e allo stesso tempo di ehm, rispettare le scadenze originarie perché in sede di dichiarazione di redditi... Le, ehm, viene sempre chiesta la proroga, ma se lo Stato si organizzasse affinché gli studi di settore uscissero a marzo anziché a maggio, si potrebbe evitare queste continue proroghe. A cascata, questi effetti poi eh, arrivano sino ai vostri clienti? Certo, perché in un momento di crisi, introdurre nuovi rendimenti significa introdurre nuovi costi a danno delle imprese. E ehm, molto spesso noi eh, ci troviamo di fronte a eh, clienti che non riescono a rispettare queste scadenze perché la burocrazia grava sui costi dell'impresa ed è per questo che noi ieri abbiamo manifestato sia per la categoria ma soprattutto per i nostri clienti perché ehm, sono tutti costi aggiuntivi che loro non riescono più a sostenere. Entriamo in studio, apriamo la pagina ecclesiale. Questa mattina in aula Paolo VI, Papa Francesco, ha incontrato i rappresentanti dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Erano circa 6.000 i presenti. È stato un incontro molto familiare, molto colloquiale, in cui c'è stata anche la possibilità di porre delle domande al Pontefice che è stato attorniato da tanti bambini. Il Papa si è in particolare soffermato sulla sofferenza proprio sui piccoli. Io non ho una risposta, ha detto. Eh, sul perché i bambini eh, soffrano e muoiano. Credo che sia bene che questa domanda rimanga aperta. Lo ha detto a braccio rispondendo appunto alle domande di eh, un'infermiera del bambin Gesù che ha chiesto perché i bambini muoiono. Nemmeno Gesù ha dato una risposta a parola, ha ricordato Papa Francesco parlando a braccio, come ha fatto per quasi tutto l'incontro che è avvenuto in Aula Paolo VI. Stiamo vedendo alcune immagini. Un particolare applauso è andato a tutto il personale, della struttura ospedaliera, in particolare senza nulla togliere ai medici, ha detto il Papa, un particolare ricordo alle infermiere e agli infermieri perché la loro vicinanza col malato ha dato una qualità speciale per accompagnare e anche per guarire. Abbiamo visto alcune immagini, torneremo in maniera più diffusa nel telegiornale serale. Ora veniamo in diocesi perché nella Basilica di San Salvatore è stato presentato il libro Don Marcello Botto, un parroco e la sua chiesa, scritto da Pierluigi Pezzi insieme a Francesco Baratta. Il sacerdote è stato parroco di San Salvatore dal 1967 sino alla morte avvenuta nel 2000. Il libro racconta la sua storia, documenta gli interventi di restauri da lui promossi nella Basilica dei Fieschi e raccoglie le omelie pronunciate nell'ultimo anno di vita. La presentazione si è svolta proprio all'interno della Chiesa di San Salvatore quando nasce la volontà di un ricordo per Don Marcello? Appena nel 2001, mancato da pochi mesi, Don Nando propose di ricordare insieme a Marietto Sbarbori anche Don Marcello Botto perché era il suo confessore. Più sono passati gli anni, più il desiderio di ricordare Don Botto anche con una pubblicazione è maturato sia nella diocesi tra i preti ma soprattutto nel, nel comune di Cogorno. Nella presentazione per Luigi Pallavi di Oceano parlando di Marcello sì perché un prete in questo caso Don Marcello non ha costruito case, chiese opere ma ha eh, veramente pervaso gli animi delle persone con cui lui ha vissuto di un bene che è incommensurabile, proprio come un oceano di santità eh, c'è un'assonanza straordinaria tra le parole che diceva che sono nella terza parte del libro ci sono le sue omelie e le parole che dice oggi Papa Francesco. La santità si traduce nelle opere di misericordia corporale e spirituale. Nella sua biografia ci sono piccoli episodi, tutti di opere di misericordia. Francesco è una persona silenziosa, però non da meno sui lavori parrocchiali con molta attenzione. Tanto una persona di grande cultura lui capiva naturalmente questo bene, Chiesa e ha seguito negli ultimi 15 anni, ha seguito i lavori, i lavori che hanno dato a questa Chiesa tutta la bellezza della sua originalità. Personalmente, insomma, in questa ricerca e conoscenza di Don Marcello, quale aggettivo vi è rimasto nel cuore di Don Marcello? Innamorato di Gesù, innamorato di Gesù che ha sempre... Incontrato nella preghiera, nell'adorazione, ma nei fratelli Francesco, nel silenzio della sua chiesa, i suoi occhi erano luminosi. E la figura di un altro grande sacerdote sarà ricordata oggi pomeriggio vediamo la notizia sul nostro sito internet teleradiopace.com oggi all'auditorium San Francesco di Chiavari alle 17 si terrà un convegno per eh, parlare della figura di Don Nando Negri a dieci anni della scomparsa l'evento apre una serie di manifestazioni che si svolgeranno a Chiavari e che testimonieranno proprio l'opera di Don Nando e anche il suo legame con la città di Chiavari oggi alle Auditorio in San Francesco, gli interventi di Lorenzo Caselli, professore emerito dell'Università di Genova, Giorgio Getto Viarengo, cultore di storia locale, Prete Rinaldo Rocco, attuale presidente del Villaggio del Ragazzo. L'incontro sarà trasmesso in diretta a TV su Telepace 2 al canale 85. Come aiutare i bambini del centro Italia colpiti dal terremoto? Se lo sono chiesti alcuni volontari della protezione civile di Santa Margherita Ligure, desiderosi di fare qualcosa per i piccoli che quest'anno avrebbero passato il Natale fuori casa. Così è nata l'iniziativa Babbo Natale non trema, mandare via internet un giocattolo per i bambini nelle aree terremotate senza intermediari. Pacchi dono sono giunti da tutta Italia e da varie parti del mondo. Sentiamo. Quest'anno la slitta di Babbo Natale arriverà tra le macerie del terremoto, aiutato da tecnologia e immaginazione. La storia parte da Pavia, dove vive un ragazzo di Santa Margherita Ligure, Matteo Bertucelli, volontario di protezione civile del Radio Club Levante. Guardando le foto della tendopoli di Pieve Torina, nel Maceratese, si chiede come poter aiutare i tanti bimbi che passeranno il Natale fuori di casa. Ne discute con un amico, Fabio Storelli, anche lui di Santa Margherita Ligure, e insieme aprono la pagina Facebook Babbo Natale non trema. Aiutare i piccoli terremotati è semplice: comprare un regalo da casa tramite web e farlo recapitare alla nuova scuola prefabbricata di Pieve Torina. Così i bambini si troveranno di fronte ad una montagna di regali, uno per ciascuno, con sopra il proprio nome, spediti da centinaia di babbi Natale da tutta Italia. L'iniziativa è esplosiva: in appena 24 ore a tutti gli 87 bimbi di Pieve Torina viene recapitato un dono. A riceverli e distribuirli saranno gli stessi insegnanti della scuola. Non ci sono intermediari, noi non raccogliamo niente. Chi ha voglia di partecipare a questa iniziativa è lui il Babbo Natale che può scegliere il regalo da fare e inviarlo direttamente. Fai conto che abbiamo avuto in una settimana quasi 1600 contatti, 1500 like sulla pagina. 33.000 visualizzazioni. Chi desidera fare un regalo ad un bimbo sfollato deve dare la propria disponibilità alla pagina Facebook Babbo Natale non trema. Una volta coperta un'intera scuola, viene comunicato il nome e l'età del bimbo a cui destinare il regalo. A questo punto si può comprare il dono e farlo recapitare direttamente al paese colpito dal terremoto. La situazione ad oggi è sorprendente e si è allargata. Coperta Pieve Torina, i numerosi elfi di Natale sparsi in tutto il mondo hanno recapitato regali per i 32 alunni delle medie di amatrice e per i 170 Studenti delle medie di Camerino e zone limitrofe, una lunga lista esaurita in appena tre giorni e non è finita qui. Ci stanno giungendo delle nuove liste, una da Norcia, mm. un'altra da Amatrice, perché poi nel frattempo abbiamo eh, dato dei regali anche alla scuola di Amatrice, alla scuola media. però ci arriverà un'altra lista di bambini di Amatrice che sono stati trasferiti all'Aquila, okay. nelle case che erano state costruite nel post terremoto. Una pagina importante della solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate del centro Italia sarà al centro anche della trasmissione Buon pomeriggio, ma ne parleremo a breve con le anticipazioni dallo studio 2. Ora andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello. Avvenire titola Aleppo la pace a volto di morte. Ormai soltanto una trappola per i civili, la parte est della città, simbolo della guerra in Siria. Saltati gli accordi, ma si spara ancora. Siamo alla politica interna. Gentiloni prende un altro sede sì, alla fiducia al Senato. Oggi la prima prova europea, poi c'è un'intesa tra il Viminale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sui migranti. Per la finanza, Vivon Berlusconi dice resistiamo, i francesi al 20% su, su media 7 è un caso nazionale e poi l'Italia è in lenta ripresa ma crescono i poveri, questo è il rapporto dei BES sul benessere sostenibile, migliorano lavoro e redditi, segnali positivi degli indicatori appunto del benessere eco e sostenibile, ma si confermano divario territoriale e diseguaglianze, la vita media poi non cresce più. E siamo sul secolo XIX, strategia di Renzi per il voto in primavera, obiettivo eliminare i rischi del referendum sul Jobs Act, fiducia per il governo Gentiloni anche al Senato, 169 sì. E poi c'è un'aggressione in metropolitana, la Germania si scopre xenofoba, è accaduto a Berlino. A Chiavari appalto rifiuti, blitz della finanza in comune, le carte sequestrate e poi gli autisti, la rivolta non si ferma, vediamo nel Levante, ATP e muro contro muro, autisti precettati ma i bus restano fermi, chi ha scioperato rischia multe tra i 200 e i 500 euro a turno, oggi assemblea a Genova, l'ex provincia dice è inaccettabile. E a Borzonasca i bimbi vanno a scuola con l'auto dei vigili, il sindaco Maschio dice non avevamo altre soluzioni e non esiteremo a ripetere questa scelta. Ancora dal secolo XIX Chiavari vita e lezioni di Don oggi il convegno dieci anni dalla morte, sabato si inaugura la mostra, analisi e aneddoti su, di una figura che con le sue opere ha segnato la storia del Levante. E Remon, il cristiano che fuggì dall'Egitto, perseguitato per motivi religiosi tre anni fa, si è rifugiato in Sicilia, il racconto di un ragazzo che sarà presente all'oratorio interparrocchiale Pozzo di Sicar di Santa Margherita Ligure sabato sera. <music> Uno sguardo anche alla prima pagina del Cittadino, il settimanale cattolico di Genova, che dedica l'apertura all'incontro di 80 sindaci in Vaticano sul tema rifugiati: sono nostri fratelli e sorelle. L'Europa sia accogliente, no a populismo xenofobo e al nazionalismo egoista. E poi la nascita del governo Gentiloni, ancora più sotto le notizie più strettamente riguardanti la diocesi di Genova. Sacro Cuore di Carignano, riportata a splendore la facciata e la statua. Sabato alle 18, la celebrazione è preseduta dall'arcivescovo e i 25 anni del gruppo scout Arenzano 1. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, buongiorno a tutti, una breve di cronaca, parliamo di un principio d'incendio avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via Rizzo a Rapallo in un appartamento. La persona che era in casa stava eseguendo un lavoro con il flessibile, ci ha spiegato il caposquadra che è intervenuto e le scintille hanno dato fuoco all'albero di Natale. Tuttavia all'arrivo dei pompieri eh, l'uomo aveva già spento il rogo, i locali della casa e le scale dell'edificio erano saturi di fumo, l'uomo è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Lavagna ma soltanto per accertamenti tutto lì nello studio. Bene grazie e dallo studio 1 passiamo allo studio 2 dove ci sono i preparativi in corso per una nuova puntata del Buon Pomeriggio oggi condotta da Alberto Viazzi. I punti principali della trasmissione di oggi pomeriggio consistono nel racconto del viaggio dei rappresentanti del Tiguglio ad Alquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno una delle località maggiormente colpite dal terremoto oggi visitata dal Presidente della Repubblica Mattarella avremo anche un collegamento telefonico con Alquata del Tronto e poi i collegamenti esterni andremo con le nostre telecamere alla Fondazione Torriglia per la festa dell'Istituto Baleatico e poi all'auditorium della Filarmonica di Chiavari per la festa di tutti i bambini nati nel 2016 all'ospedale di lavagna, eventuali aggiornamenti in diretta sulla vertenza dell'attività di è tutto Bene, grazie, il nostro telegiornale ritorna come sempre questa sera alle 19.15, alle 20.30 alle 22.45, vi ricordo anche l'appuntamento della Buonasera di Telepace come sempre in diretta dalle 20 alle 20.30 grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio